I temi tattici, la discussione tecnica di gara 1 del KO di Avellino contro Trento, nascosta da una giornata che doveva essere di semplice vigilia in vista del secondo match della serie e che invece è stata vissuta al ritmo di comunicati e di ufficialità. In mattinata il giudice sportivo ha squalificato il Pala del Mauro per due gare. Il lancio di due oggetti contundenti, una monetina e una bottiglietta piena d'acqua, che hanno colpito gli arbitri Rossi e Aronne per lieve danno, ovvero l'escoriazione e il gonfiore ad una mano per il terzo arbitro di gara 1, alla base del provvedimento da stangata sulla Sidigas, sotto 1-0 nella serie dei quarti e senza pubblico amico per il prossimo match casalingo. La Scandone ha formulato ricorso d'urgenza, respinto nel primo pomeriggio con fermezza dalla FIP. A questo punto si presentano due scenari, il campo neutro o la gara a porte chiuse. L'evoluzione del pomeriggio, con discussione interna e risposte dai vertici, ha determinato che per la gara di domani il Pala del Mauro si presenterà a porte chiuse. Scelta motivata anche dall'immediatezza dei playoff, con una gara in programma ogni due giorni. Il pugno duro della Federbasket e del giudice sportivo rende ancora più arduo il compito di una Sidigas costretta a ribaltare il dato sportivo dell'1-0 subito ieri sera e danneggiata da episodi che la stessa società irpina ha stigmatizzato tramite comunicato. I playoff della Scandone sono praticamente già ad un bivio.